Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74, oggi in recensione abbiamo il Land Shark. Ebbene amici, anche oggi proiettato direttamente dagli anni 80 dalla Mattel in questa nuovissima sua linea, la linea Origins, abbiamo il Land Shark. Lo squalo terrestre con il quale il nostro malvagio Skeletor, che già potete vedere a bordo del veicolo, andava a rompere le balle agli abitanti di Eternia. Un altro bel modellino che merita assolutamente di entrare in collezione. Lo allontaniamo un momentino. Prima di vederlo da vicino, vi voglio mostrare la sua confezione. Eccola qui. Vintage style, come potete vedere, riprende moltissimo le linee ovviamente del Land Shark originale, sia il vintage, il modello vintage. La scatola ha delle bellissime illustrazioni, come abbiamo visto anche sul Wind Rider. Guardate qua, veramente una bella confezione. Qui c'è la funzione meccanica del nostro Land Shark che adesso vi farò vedere. Qui dietro abbiamo il castello di Grayskull con Sorceress e altri personaggi disponibili per questa linea. E questa è la scatola. Allora. Riportiamo qui il nostro bel Land Shark. Cosa c'è da dire? C'è da dire che mi piace un casino e questo è quello che voglio dirvi come prima cosa, perché è tale e quale al modello vintage. Anche qui forse l'unica cosa che è stata rivista sono state le dimensioni, quindi sicuramente è un pelino più grande. Comunque eccolo qui, semplice come deve essere. Ottima la colorazione che appare monocromatica su tutte le superfici, quindi non abbiamo sfumature, lavaggi o cose del genere, perché deve essere un modello che appunto riprende le linee dei vintage, se no non si sarebbero chiamati Origins. Comunque tutta plastica precolorata, buoni gli adesivi che possiamo vedere qui sugli occhi dello squalo. Dietro il motore con i reattori e qualche circuito elettromeccanico e qui sul cruscotto per i comandi del veicolo. Qui abbiamo questi due fucili mitragliatori che si possono anche inclinare in questo modo, vedete? Si possono staccare se volete e farli impugnare a Skeletor. Poi abbiamo questa funzioncina carina che era presente anche nel vintage, che mentre cammina apre la bocca. Vedi? Sì, qui tocca magnasse qualcuno. I denti sono in gomma, quindi presumo faccia poco male ai malcapitati. Comunque ottima scelta questa, perché se fossero stati di plastica probabilmente sarebbero stati fragili e quindi soggetti a rotture. E la scultura, come dicevo, è molto semplice, c'è quello che ci deve stare, però nell'insieme è molto semplice. Vedete, ci sono qualche pannellature, c'è qualche pannellatura qui sulla testa dello squalo, qualche piccolo dettaglio e niente di più. Questo viola mi piace un casino, questo viola mi piace veramente, veramente tanto. Nella seduta potete anche metterci, se volete, lo Skeletor vintage. Nessuno vi impedisce di farlo. Se non avete questo, potete tranquillamente metterci lo Skeletor vintage. Questa è la seduta, ve la faccio vedere al volo, qualche dettaglio qui del motore. Comunque, come dicevo, ragazzi, poche cose, quelle semplici cose che servono a questo modello per
per farcelo apprezzare così com'è, perché comunque, ripeto, deve essere un ricordo questo, niente di più e niente di meno. 30 centimetri la lunghezza, 13 centimetri la larghezza, quindi anche un bel modellino. Ottimo feedback al tatto, la plastica è buona, è solida, non si avverte la sensazione della plasticaccia, ma è un'ottima plastica, devo dire. Quindi promosso a pieni voti, questo lo andremo a mettere immediatamente nella vetrina insieme agli altri Masters. Allora ragazzi, vi volevo informare che ho preso anche la nuovissima linea Revelation, quella di Netflix. Non so se state seguendo la serie, a me piace moltissimo, sono 5 episodi per ora e l'ho trovata molto interessante, e come non potevo non prendere anche tutte le figure che sono uscite per questa linea. Quindi adesso vi do una piccola anteprima, vi faccio vedere le figure che ho preso, così alterneremo a questa linea Origins anche la linea Revelation, perché voglio farvele vedere, perché sono figure che meritano tantissimo, specialmente Battlecat. Eccole qua, piccolo spoilerino giusto per introdurvi questa nuova linea. Abbiamo disponibile He-Man, Mossman, Skelegod, fighissimo, e come dicevo, la ciliegina sulla torta, quella che secondo me per ora è la figure più bella di Battlecat che abbiano mai fatto. Eccola, Battlecat. Queste, ripeto, le vedremo alternate a questa nuovissima linea Origins, ok? Era soltanto una piccola introduzione. Lasciamo nuovamente spazio al nostro Land Shark, come giusto che sia, per i saluti. Vieni qua, ci arrivo. Ok. Allora, se la recensione vi è piaciuta, sapete quello che dovete fare, non ve lo ripeto ogni volta, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina che vi terrà sempre aggiornati con i nuovi video in uscita. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano, Skeletor e Landshark.